Buonasera, benvenuti alla conferenza stampa di presentazione del nostro nuovo allenatore Cristiano Bergoglio. Io darei subito la parola al presidente Sebastiano. Buongiorno a tutti, grazie. Molti di voi già avevano questa notizia, mi sono fatto tanti messaggi. E quindi siamo qua per presentarvi il nuovo allenatore del Pescara, che è Cristiano Bergoglio. Non come allenatore, ma sicuramente come calciatore, tutti quanti lo ricordiamo quando è una casacca del Pescara. Non mi sembra che debba aggiungere tante altre cose su Cristiano, che lo conosciamo bene un po' tutti. Come allenatore in Italia l'abbiamo visto a Modena, l'ha fatto molto bene, ha allenato invece in Romania, l'ha fatto altrettanto bene. E io sono convinto che a Pescara farà ancora meglio. Quindi lascio la parola e grazie di essere intervenuto. A questo punto io direi di intervenire direttamente il ministro della scuola. Posso fare una domanda al presidente? Siccome sappiamo che ieri c'era l'altra realtà, se c'era una storia sviluppata per capire un po' di Sì, noi siamo arrivati tutti quanti, avevamo ristretto un po' il numero dei candidati a tre, abbiamo parlato sia con Colomba che con Bergoglio, l'avevamo fatto prima con Marino, e cosa vi ha convinto? Ci ha convinto di più Cristiano, quindi al di là di che cosa ci ha convinto, non c'è da dire che cosa ci ha convinto. Ci ha convinto più Cristiano, ma nella globalità, per cui abbiamo scelto riportare a Pescara Bergoglio. Allora, vorrei innanzitutto ringraziare il presidente Sebastiani e il direttore sportivo dell'Icarri per avermi scelto alla guida di questa squadra, e per me è un motivo di soddisfazione e di orgoglio essere oggi l'allenatore del Pescara per questi prossimi sei mesi, perché niente, a Pescara mi lega un sincero affetto verso questa piazza dove sono stato nove anni complessivamente, dall'80 all'89. Qualche cosa ho fatto anche dal punto di vista sportivo, scrivendo forse una delle più belle pagine della storia di questa società biancazzurra nell'86-87, insieme con tanti altri ragazzi, con un bravissimo allenatore come era Galeone. Quindi sono sicuramente anche pure emozionato, perché comunque ho allenato anche in Romania, dove c'è tanta pressione, all'Osteau, a Cluj, a squadre dove insomma c'è veramente molta pressione, però sono emozionato perché sono tornato a Pescara, ecco. Quindi vi ringrazio, ecco, le due persone, il presidente e il direttore sportivo, e io cercherò insomma veramente di dare il massimo come sono, come persona, non mollo mai, sono determinato in tutti i sensi, quindi per questo sono anche andato a lavorare all'estero da solo. 5 anni non è semplice, anche se magari in un campionato così, diciamo tra virgolette, magari minore, ma non tanto poi alla fin fine, perché ho anche avuto la possibilità di fare magari la vetrina internazionale, per cui niente, mi appresto insomma a conoscere la squadra, i ragazzi, bene o male insomma alla fine la squadra l'ho vista molto giocare, perché la Serie A c'è di grande visibilità, quindi aspetto con pazienza insomma il momento di incontrare i ragazzi e di cominciare il lavoro con loro. Anticipato i miei colleghi, mi sono particolarmente emozionato, mi chiamavo qualche volta per telefono e per pronto la battuta, sempre sono evidenti la sua impressione sull'organico, si ha da le idee chiare su questa squadra, insomma, quali sono i valori dove bisogna migliorare? Ma io penso di avere le idee chiare, non lo dico con un po' di, non lo dico con presunzione, però la squadra l'ho vista giocare molto quest'anno, per cui adesso è chiaro che bisognerà insomma a me, allo staff tecnico, valutare bene la squadra nel complesso, però io credo, ci credo insomma a questa salvezza, e credo insomma che l'organico sia
comunque competitivo, è un campionato livellato, adesso il Pescara attualmente insomma è insieme a tante altre squadre, quindi non vedo perché c'è questa magari grande preoccupazione. Io sono convinto, come lo sono sempre stato quando sono andato a lavorare in ogni posto, del mio lavoro, di quello che so fare, e quindi poi cercherò insomma di farmi apprezzare dal nostro pubblico meraviglioso, perché mi ricordo insomma forse adesso ci saranno i figli di quei ragazzi che erano in curva negli anni 86-87, però credo che insomma spero insomma che mi apprezzeranno, ecco. Ciao. Questo momento credo che a Pescara, di aver fatto tecnico, d'altro, poi dopo serve sempre un uomo che riesca magari a ricucire alcuni rapporti. Perché il tuo predecessore ha avuto dei problemi con alcuni calciatori, può essere uno di uno che non la pensa. Secondo me non sono un po' proprio bello l'allenatore, secondo altri non è una cosa, però comunque è gente che comunque va in modo alto o rilanciata o messa da parte. Questo mi sono, credo, il primo problema che troverà, cioè ricompattare uno spogliatoio che non era più compatto e c'era una parte dello spogliatoio che era apertamente contro l'allenatore. Questo lo dico assumendo le responsabilità, sapendo di dire la verità. Poi nel calcio tu mi insegni, c'è tanta ipocrisia, dovete fare smentire di facciata, giustamente, però attenzione. La seconda domanda che ti faccio un po' più leggera. Conosci Sebastiani nei tempi del liceo, eravate o compagni di classe o con compagni di istituto, e se più bravo come presidente o più bravo come calciatore? Lui dice che è più bravo di te a pallone. Ma questo non lo so adesso, però col presidente ci conoscevamo insomma da quei tempi, mi ha ricordato proprio oggi dell'istituto Tito Acerbo, dove andavamo, insomma era l'istituto tecnico commerciale di Pescara in quegli anni lì. Devo dire che loro hanno frequentato poco. Ah, commerciale, era credo 80-81, credo che era 80-81, io sono arrivato a Pescara nell'80-81, 16 anni. Allora chi era più bravo? Questo è il presidente. Forse si vede. Presidente. Si vede che era più bravo. Sì, credo sia la stessa classe. Sì, sì. Questa era una leggera. La prima domanda è. No, la prima domanda è. Vabbè, è chiaro che adesso sta a me a valutare. Io non posso, ovviamente stando fuori, non posso sapere le cose che c'erano qua assolutamente con Giovanni e con lo spogliatoio. Sta a me sicuramente da parte mia valutare, parlare con i ragazzi. Io dove sono stato ho sempre avuto un buonissimo rapporto, sono deciso nelle situazioni, le so prendere anche di petto, non mi tiro indietro, però so anche insomma gestire tranquillamente usando insomma il buon senso con dei giocatori, quindi cioè, mi sono trovato sempre bene, per cui faccio affidamento su questo aspetto qui, mi sono sempre trovato bene, non ho avuto mai grosse difficoltà negli spogliatoi, ripeto, allenare adesso io è normale, sono stato 2 anni a Modena e magari alla Serie B italiana, però in Serie A in Romania, vedi, quando hai tanti stranieri, compresi i giocatori di nazionale rumena, che non sono facili da gestire, in tante situazioni, tanti servi stranieri che sono venuti per quel campionato lì, è chiaro che mi sono sempre trovato bene, quindi non ho paura di nulla assolutamente, c'è da portare un po' di entusiasmo sicuramente, di tirare su un po', diciamo, il sorriso a questi ragazzi, perché sicuramente saranno in difficoltà, ma questo è normale, questo capita sempre quando o si cambia l'allenatore o per l'allenatore, per sua volontà, si dimette, come ha fatto Giovanni. Sai che io normalmente mantengo ottimi rapporti con tutti, quindi Giovanni l'ho sentito, nulla, mi ha ribadito la sua volontà, ci mancherebbe, bisogna rispettare le volontà di ognuno, anzi forse in questo mondo sicuramente trovare qualcuno che fa un passo come quello che ha fatto Giovanni è veramente difficile, poi ognuno la legge questa cosa come vuole, chi la legge come con signorilità, chi la legge come debolezza, ognuno la fa come quello che pensa. Avevate approfondito la questione, diciamo, dell'ammodinamento della squadra domenica,
Io adesso non vorrei esagerare con questo aspetto qui, perché non mi sembra che la squadra si sia dimostrata contro l'allenatore, soprattutto io non credo che i giocatori vanno in campo per giocare contro, quindi se c'erano dei problemi o se ci sono stati dei problemi, il mister sicuramente li avrà gestiti nel corso di questo periodo suo a Pescara. Probabilmente il suo gesto viene fuori forse dal fatto che non credeva più di poter portare avanti questa squadra come con i suoi pensieri, come lui avrebbe voluto, ma tutto qua. Non facciamo passare adesso questi ragazzi come un gruppo di delinquenti. Sicuramente, come diceva Cristiano, sicuramente ci sarà da lavorare anche sotto l'aspetto, cioè riprenderli dal punto di vista delle motivazioni, da questo punto di vista qui, ma non andiamo oltre. Orlando, prego. Mister, buonasera, Orlando D'Angelo, siamo sentiti anche noi qualche volta, e in un'intervista prima di Modena Pescara dicesti che uno dei tuoi sogni era quello della carriera, quello di allenare il Pescara. Complimenti per averlo realizzato, in bocca al lupo. Intanto io volevo chiedere se lei ha un modulo di gioco, diciamo, che predilige, o se è abituato anche nelle esperienze all'estero, come l'abbiamo vista, a plasmare il suo lavoro in base ai giocatori che ha le caratteristiche. No, ritengo che un allenatore, questa è la mia modestissima parere, insomma, che un allenatore si debba, insomma, deve essere in grado di trovare il sistema di gioco adatto per i giocatori, per le caratteristiche che trova in una squadra. Poi ovviamente ci sta il nostro grande amico del presidente Zeman, che ha da tanti anni quel sistema di gioco, che ha fatto benissimo, però io sono stato uno che nella mia carriera ho alternato i sistemi di gioco, quindi non, alternando non significa, insomma, nel corso, anche, può capitare anche nel corso di una gara, però ripeto, non ho nessun problema se dobbiamo scegliere un sistema di gioco o l'altro, insomma è importante far esprimere al massimo i giocatori per le loro caratteristiche. Ma ha già un'idea, perché ha detto che ha visto spesso Pescara. Ha un'idea, ce l'ho, sì. Ma mi sembra, io ripeto che è una squadra, secondo me, è un gruppo secondo me competitivo, ha della qualità davanti, e sicuramente, insomma, è una squadra che si può giocare. Spero di unire, insomma, il bel gioco magari anche alla concretezza, no? Non sempre è semplice, perché ovviamente in Italia è difficile unire il bel gioco e poi la concretezza, come dicevo poc'anzi, però mi sembra, insomma, una squadra competitiva. Il sistema di gioco, mi sembra che Giovanni aveva, insomma, credo, trovato probabilmente questo 3-5-2 o 3-4-3, quello che è, c'è un trequartista che mi sembra, insomma, Quintero, molto bravo, quindi mi sembra, insomma, che si può anche proseguire su questo. Però adesso vedrò bene i giocatori, che un conto poi vorrei vederli in televisione, vederli sempre, vedere sempre una squadra, e poi dopo magari un conto allenarli con i loro pregi e difetti, ovviamente. Ivano Di Sciascio, scusate. Ciao. Grazie. Due cose. Chiedo scusa ai telefoni, grazie. La prima sullo staff, se ci vuoi dare indicazioni, sì, su chi si servirà, lo sappiamo già per la questione di ufficialità. La seconda, tu hai detto che hai visto molto spesso il Pescara. Sì. Il Pescara che ha dei problemi, non è che dobbiamo negarcelo, anche a livello numerico è una squadra che segna poco e subisce tanto. Tu problemi li hai visti probabilmente. Se ci puoi dire qualcosa in particolare che hai visto che questa squadra non riesce a fare, al di là appunto di quello che può essere una valutazione numerica che segna poco o che difende in maniera chiaramente subisce tanto. Sai, a volte, ma guarda, io mi limiterei a dire solo, perché credo che sono cose che magari forse non è corretto magari davanti all'opinione pubblica, insomma, dire quello che magari, dove posso intervenire. Ora io l'idea me la faccio sicuramente in poco tempo, perché ripeto, poi avendola vista la squadra penso di sapere dove poter intervenire. Magari certe cose che ha fatto anche Giovanni sono state pure sicuramente validi, non voglio dire assolutamente che c'è da cambiare chissà che cosa. Io ripeto, secondo me la squadra è competitiva, i ragazzi ci devono credere a questa benedetta salvezza, e vorrei, insomma, da parte di tutto lo chiederò proprio ai ragazzi di stare su, insomma, col morale, perché, cioè, se no sembra veramente che andiamo già a un funerale, che già il Pescara
sì, ha dei problemi, e ce l'ha il Pescara, e allora il Genoa, tutte le altre squadre che sta sotto, comunque le squadre che stanno al pari del Pescara, insomma è un campionato livellato dove 8-9 squadre lotteranno per non retrocedere, quindi io conto e sono convinto che ci riusciremo a salvare. Lo staff, posso dire, nello staff c'è il mio secondo che è Luigi Ciarlantini, che è il mio compagno di reparto in quegli anni là, poi ci sarà il preparatore atletico che è Marco Oneto, che ha lavorato in Romania alla Dinamo di Bucarest e poi a Genova, poi Raffaele Longo come collaboratore tecnico, un bravissimo ragazzo, ex giocatore del Napoli, sì, Napoli, Torino, Parma, e poi ci sarà Fabrizio Ferron come preparatore dei portieri, che ho trovato l'anno scorso a Modena, ho lavorato 2 anni ed è un... ritengo di avere uno staff, devo essere, cioè, lo dico io, magari io sono forse il più scarso lì dentro, però io dico che ho veramente uno staff di professionisti veri. Ciao Luca. Grazie. Sicuramente sì, anche vedendo pure il calendario, ma non mi spavento perché poi le squadre importanti che incontreremo a cominciare già da domenica con la Roma le incontrano tutti, quindi non è che mi preoccupo più di tanto, però certo l'identità è una cosa fondamentale di una squadra che insomma ha un'idea di gioco e sa essere magari equilibrata nelle due fasi, quella quando attacca e quando soprattutto, anzi quando stai attaccando ti devi già saper difendere e quindi essere bravo, insomma quando c'è stata quella famosa transizione negativa che perdi la palla bisogna già subito essere coperti, quindi a volte magari il Pescara forse ha sofferto in questo, perché tutto sommato alcune partite non le ha giocate male, anzi per quello che ho potuto vedere io, e quindi l'identità che vorrei dare insomma nel più breve tempo possibile, perché effettivamente è così, certo arrivi nel bel mezzo di un campionato, alle porte c'è la Roma del nostro amico Zeman e quindi è normale che bisogna sbrigarsi e fare in fretta, però io sono fiducioso. Grazie. Con la testa. Grazie di Dio, Pescari, intanto bentornato. Grazie. E subito appunto a caldo, una settimana insomma da vivere immediatamente, tra poco incontrerai i ragazzi, un po' ti sarei fatto l'idea sia per quello che hai seguito finora, sia per quello che insomma è venuto fuori anche oggi con il nostro incontro. Quali sono, se puoi accennarci, i tuoi passi questa settimana proprio per incontrare la squadra di Zeman, che tra l'altro tu conosci molto bene, hai già incontrato in passato, quindi insomma hai già qualche asso nascosto nella manica, visto anche il materiale che hai a disposizione e che ci sono un sacco di passaggi. Partire da questa ultima considerazione, abbiamo già domenica dei giocatori sicuramente importanti che sono assenti, adesso li ricordo, ma però probabilmente posso scordarmene qualcuno, mi sembra che sia Zanon, Capuano, credo stesso Cascione, ci sono anche probabilmente Plasi, adesso non devo vedere, però ovviamente verificherò adesso con lo staff medico, però quindi ci saranno degli assenti, però io sono un abituato a non piangermi addosso perché comunque voglio valorizzare l'intera rosa e questo non lo dico solo a chiacchiere, dove sono stato ho sempre fatto partecipare tutti quanti, credo insomma di aver avuto sempre sotto questo aspetto delle cose importanti dei giocatori, mi hanno sempre dato qualcosa perché comunque li facevo partecipi tutti quanti, poi ovviamente è chiaro che l'identità si dà anche cercando un certo tipo di giocatore, un certo primo 11, i primi 11 che andranno in campo, però poi dopo è chiaro ci sono tanti altri ragazzi che si devono sentire lo stesso comunque importanti perché poi con la panchina lunga tra l'altro
hai possibilità in B l'anno scorso, quest'anno in Serie A, io ci sono arrivato adesso, grazie al presidente e al direttore, potrò anche scegliere con una panchina lunga e quindi io voglio far partecipare tutti quanti di questa situazione. La partita con la Roma sicuramente è difficile proprio perché comunque mancano gli assenti, però chi sarà in campo secondo me farà bene. Io penso che dal punto di vista dell'impegno e della determinazione della cattiveria, cosa che è alla base di ogni squadra che si deve salvare, credo che non ci saranno problemi domenica. Ciro. La prima è una cura strettamente tattica. Diciamo che qualche allenatore, in genere quando siamo difensori, non dico scarsi, ma non eccessi, ed è il tuo caso, è meglio giocare a tre, perché in genere diciamo che qualche volta giocano così come te. Meglio avere tre centrali per non affrontare la parità numerica. Quindi il 3 contro 2 piuttosto che giocare a 4 per la parità numerica il 2 contro 2. Sarà un caso, molte squadre, se vogliono una parità maggiore, avranno più grande difensore del gioco. E se tu continuerai questo spazio tattico, anche se è passato hai fatto anche il 4-3-1-2, però diciamo di giocare è chiuso, ci sono tre calciatori che rendono importanti, ma che per motivi diversi non sono riusciti ancora a dare una certa continuità, e sono un po' l'enigma della stagione. Il primo è Quintero, che è una grande mezzala o un aspirante regista. Bianzo, qual è il suo ruolo? Non l'abbiamo ancora capito. E se Vukušić, che secondo me non è scarso, ma un buon giocatore, deve però forse magari giocare in posizioni tattiche diverse, magari con un attaccante vicino, perché magari da solo, non avendo fisico, non tiene altra squadra. Ah sì, Vukušić partendo da questo ragazzo qua potrebbe secondo me anche fare, cioè la seconda punta, ripeto, come dicevi te, anche probabilmente con un giocatore vicino che lo aiuti proprio perché magari fisicamente non è magari prestante. Però per il resto io sì, a Modena ho fatto 2 anni il rombo, il 4-3-1-2, il rombo a centrocampo, però ripeto, si può continuare con questa difesa a te, ma non perché io non direi, insomma, non esagerare con difensori scarsi in Italia, là c'è sta questa moda, però io direi, insomma, che sicuramente si copre meglio il campo nella zona centrale e ovviamente non accetti la parità numerica, magari cosa, ma poi dipende molto però dalle squadre avversarie come si presentano in campo, soprattutto nel reparto d'attacco, quindi va bene così. Quintero Bianco? Quintero mi piace e, hai detto? Bianco, l'ho visto, ha giocato così, ha giocato quasi mai poco, però mi dico insomma che è un giocatore comunque anche lui da valutare. Io adesso è normale che devo valutare tutti quanti nel breve tempo possibile, poi ripeto perché un conto è allenarli, averli quotidianamente a contatto, parlarci, capire un po' anche il carattere, quello che possono dare, un conto insomma vederli solo in televisione, però conto insomma di farlo nel più breve tempo possibile e secondo me comunque, ripeto, la rosa è competitiva e quindi anche lo stesso Biarra insomma. Su Quintero cosa mi dici? Su Quintero mi piace, è un giocatore, insomma mi piace là davanti, devo essere sincero, mi piace là davanti Quintero, ho visto che Giovanni lo utilizzava così come esterno, che può entrare tra le linee ed attaccare, lui mi sembra che sia un giocatore che ha il passaggio finale, ha il dribbling, è un giocatore insomma che veramente ha qualità lì davanti, lo stesso Weiss, ecco, che tu magari non hai nominato. Come metodista no, in questo momento? No, in questo momento no, però poi vediamo insomma. L'ultima con Luca Cilli, grazie. Salve mister Luca Cilli. Ciao. Senta, volevo chiederle, in chiave mercato, lei ha parlato di una rosa comunque competitiva per raggiungere il traguardo della salvezza, ma a gennaio comunque cosa ha chiesto alla società, cosa si aspetta, quali rinforzi e in quali settori? Ma adesso mi fai delle domande, cioè, hai fatto delle domande per carità pertinenti che devi fare a un allenatore, però è chiaro che adesso ti posso dire, sono arrivato da 15 minuti qua dalla conferenza stampa e mi dici in quale reparto e quali giocatori, sarei un fenomeno, insomma io credo che insomma il presidente sappia quello che magari potrà fare, però adesso vediamo intanto la squadra che cosa farà da qui a gennaio ovviamente, perché comunque sono giocatori, ripeto, secondo me competitivi la rosa e quindi vedremo le prestazioni che faremo, poi dopo c'è tempo per poter parlare di eventuali magari acquisti, questo credo che sia normalissimo, datemi il tempo insomma di qualche decina di minuti di capire com'è la rosa. Grazie. Grazie a te. Allenamento è a porte aperte. Sì, gli allenamenti, no, ve lo dico subito perché comunque non ci sono problemi, credo che sarà probabilmente solo la rifinitura a porte abbiamo, chiuse come credo che faccia. Solo le finestre, qualsiasi cosa. Vabbè, quindi possiamo venire adesso. No, 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 possiamo oggi, no, beh, no, comunque adesso in ogni caso ci non sarà tutti, cioè, non tutti.
Sì, io adesso vado dai ragazzi.